Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale e benvenuti in un nuovo video podcast. Oggi parleremo del CRZ7 2022, come è partito, chi è il team, tutto quello che sia la nostra prima tappa. Beh, andiamo all'inizio. Chi mi segue sa che chi è il pilota con cui io corro, alias Giuseppe Mariano. 2 anni fa abbiamo disputato assieme il Rally del Molise con la Ford Fiesta. Dopo 2 anni questo pilota non aveva più corso perché doveva disputare una gara, poi l'ha sospesa e prima di partire, quindi a farla breve era 2 anni che non correva. Mi contatta, mi dice: guarda Marco, voglio fare il CRZ7 e voglio che sia te il mio navigatore. Io felicissimo dissi: ok, va bene, non c'è alcun problema. Sono ben contento di affiancarti in questa avventura, anzi ti ringrazio di cuore. Gli chiedo la macchina, inizialmente dovevamo farla con la nuova Clio Rally 5, vettura con cui poi ci sono stati un po' di problemi, nel senso che la macchina poi non è stata disponibile, non era pronta come soluzione, quindi abbiamo fatto un cambio e alla fine abbiamo optato per la Sevel Racing e la 208 R2. Intanto scelta stupenda, perché la Sevel Racing ha questo 208 che è meraviglioso, veramente un'auto fantastica ragazzi, preparata bene, un'assistenza meravigliosa anch'essa, perché Samuele, il titolare della Sevel Racing, è una persona fantastica, preparatissima, ha un team di meccanici al top, siamo sempre seguiti dal buon Luigi, un meccanico con un'esperienza enorme. Abbiamo tutto, veramente un bellissimo team, e abbiamo con noi un direttore sportivo con un'esperienza da mondiale. Già ragazzi, perché Danilo, il nostro direttore sportivo, è stato direttore sportivo anche in Lancia e anche col Mondiale, quindi veramente una persona con un'esperienza enorme. Ha lavorato con Fiori, ha lavorato con i più grandi del mondo, quindi veramente in questo cambio di decisione ci è andato tutto in maniera meravigliosa. Ma arriviamo alla prima tappa, Rally del Casarano. Non avevo mai disputato questa gara, neanche Giuseppe. Chiediamo alcune informazioni a chi conoscevamo, quella che l'avesse disputata, e diciamo: ok, bene, cerchiamo di organizzarci al meglio. Lavorativamente parlando siamo molto occupati sia io che Giuseppe, lo vedete anche dal mio ritardo sui video che pubblico purtroppo. Quindi cosa succede? Che noi possiamo fare i passaggi, ma oltre il poter far quelli, proprio noi vogliamo solo fare in linea di massima quelli, quindi le ricognizioni autorizzate, quindi 3 passaggi per prova, e noi su quello vogliamo lavorare, su quello vogliamo andare. Guardiamo questa gara, prove speciali molto molto particolari, perché sono molto sporche, hanno in alcuni punti alcuni lati tecnici, in altri veloci, ma la cosa più brutta è capire le staccate, già perché essendo molto sporco c'è molta sabbietta, molta ghiaietta, terra, tanti punti diversi, se si sbaglia la staccata si arriva lunghi, in altri punti non si riesce bene ad avere il parametro di riferimento, già perché noi riusciamo a fare i nostri passaggi, le nostre note, e capire più o meno dov'è la curva e quindi dire al cartello, all'albero, lì. Ma ci troviamo in difficoltà a capire la staccata, a interpretare come non andare lunghi. Non era un problema, questa era la prima tappa, non era una gara dove volevamo aggredire, volevamo capire per l'appunto il tutto. E volevamo che Giuseppe prendesse, io e Giuseppe prendessimo intanto di nuovo un feeling tra di noi in macchina, e poi un feeling con la macchina, capire la guida, capire tutte queste cose qua. Infatti nella gara abbiamo fatto anche alcuni errori, assolutamente. Ricordo che c'è una prova speciale dove siamo arrivati a fuoco, chiamo la curva e cosa succede? Che ci rendiamo conto, Giuseppe si rende conto che non avrebbe fatto la curva perché eravamo troppo lunghi.
Senchio dava lì e il rischio era troppo elevato. Ma di fronte a noi c'era un prato, quindi cosa succede? Si decide di dire io scalo marcia, tiriamo giù il più possibile di velocità, entriamo in questo prato, dopodiché usciamo e ripartiamo. Beh, siamo usciti così. Stai lì. Oh, levati, beh! Oh! Oh, attenzione! Oh, levati, beh! Oh! Ina, state lì! No, Gianni, vai, Gianni! Come vedete siamo poi ripartiti, ma abbiamo perso del tempo, già perché quello che non ci aspettavamo è che surriscaldasse un sensore della macchina e quindi per 4 minuti non siamo riusciti a riaccendere la macchina. Infatti Giuseppe era lì tentato, no? Mi ritiro, gli ho detto no, stai calmo, ti ritiri, vediamo di mettere a posto. La frase mi ritiro in questa gara l'ho sentita dire credo 5, forse 6 volte da Giuseppe, ogni volta che c'è un errore c'è un qualcosa. Io lo tenevo sempre abbastanza tranquillo per fargli capire, fargli ricordare che quella per noi era una gara test. Sì, era la prima tappa del CRZ, ma lui non guidava da 2 anni, c'era tutta una serie di cose. Io e lui non correvamo insieme da 2 anni, quindi dovevamo prendere il ritmo. Questa gara, arrivare ultimi o meno, non c'era niente, dovevamo capire. È una gara che ci serviva per capire. Come questa uscita ce n'è stata un'altra dove di nuovo siamo arrivati lunghi e ci siamo buttati letteralmente in una fuori, in una terra dove siamo usciti, lì invece la macchina non si è spenta, quindi senza mollare abbiamo fatto il giro attorno a un albero e siamo rientrati. Siamo riusciti quindi a iniziare ad avere 2 parametri, 2 cose, si andava abbastanza bene. Ogni riordino, ogni assistenza cercavamo di trovare sempre più il dialogo appunto col nostro nuovo team con cui lavoravamo assieme per arrivare a un determinato obiettivo, a una determinata strada che volevamo fare, diciamo, no? Quindi andiamo avanti e questa gara si stava concretizzando alla fine bene. Il bene cos'era? Era molto semplice, non era vincere la classe, non era vincere sempre qua, ma il bene era stiamo prendendo passo, stiamo prendendo una buona intesa tra di noi. Fantastico, perché vuol dire che alla prossima gara, alla prossima tappa, che sarebbe stato il Salento, potevamo poi dare di più. Purtroppo ahimè c'è stato invece un problema che non avevamo calcolato, che non abbiamo guardato, già perché alla, non ricordo adesso male, una delle ultime prove speciali, a un certo punto io chiamo un destra sporco. La macchina in staccata non tiene bene, non funziona bene come soluzione quello che si voleva, ma anche perché di gomme ormai non ce n'era più tante, sono state tutta una serie di fattori.
e non sappiamo perché Giuseppe è distinto, ma l'abbiamo notato poi subito dopo l'incidente, va a toccare nuovamente i freni sulla ghiaietta. Questo ci fa andare dritti contro un muretto a secco. Purtroppo quel muretto a secco ha segnato il nostro fine gara, quindi ci siamo, ahimè, fermati lì. Incidente che è veramente assurdo, perché è una velocità molto contenuta, anzi ve lo faccio vedere magari da due visuali diverse. Come avete visto dal secondo video, notate proprio che i fari della 208 sono spenti, a un certo punto si riaccendono gli stop e si spengono. Quello lì è il momento in cui, invece di correggere la curva o meno, si è toccato i freni. Ma è stata una cosa distinta, perché neanche Giuseppe si è reso conto di questa situazione, però è capitata, non è assolutamente un problema. Il problema è stato che, sbattendo nel muretto a secco, abbiamo rotto il radiatore, abbiamo fatto alcuni danni e non eravamo più in grado di ripartire. Quindi la nostra gara è finita lì. Finita lì, saluto però le persone che ci hanno aiutato a tirare fuori la macchina, lì ci hanno aiutato molto, quindi siamo riusciti a spostare la macchina e metterla in sicurezza e guardare il resto della gara. È successa in questo punto una cosa simpatica perché... Allora, pochi giorni prima della gara mi contatta un ragazzo sui social e mi dice: sarò anch'io a disputare appunto il rally del Casarano, mi piacerebbe fare una foto con te. E io dissi: va bene, ok, guarda, ho in assistenza la premiazione da qualche parte, vediamo di organizzarci e scattiamo questa foto assieme. E invece è successa una cosa assurda, perché io ho sbattuto lì e dopo un tot di macchine lui ha sbattuto lì. Quindi noi la prima foto l'abbiamo fatta davanti alle macchine incidentate. È stata una cosa simpatica. Beh, io lo saluto di cuore. Purtroppo non ho la foto, non riesco a inserirla nel video come faccio di solito, ma se capiterà un'altra gara che mi manda la foto, sarò felice di metterla nel video come faccio con ognuno di voi. Quindi facciamo questa foto e ci mettiamo a vedere il resto della gara di lì. Di lì poi, appena possibile, ci facciamo portare via, andiamo in assistenza e il nostro rally del Casarano è finito lì. Rally del Casarano un po' simpatico, ma simpatico perché sono successe come quest'altra avventura, già perché decidiamo di andare a vedere la premiazione, no? Almeno i primi, anche se noi non eravamo lì. E quello che è un caro amico, un cameraman che lavora anche per reti molto molto importanti, io non l'avevo visto e lui mi guarda e mi dice: guarda che tu non devi mica salire sul palco, ti sei ritirato. E mi giro, mi sono messo a ridere e ho detto: vabbè, io ci ho provato. Colgo l'occasione appunto per salutarlo. Ciao Davis, un grande saluto, un grande abbraccio. È un cameraman di grandissima esperienza, una persona fantastica, sta facendo tantissima strada e sono felicissimo veramente per lui. Abbiamo anche dei progetti assieme che stiamo pianificando e portando avanti, sono contentissimo che saranno sicuramente delle cose meravigliose, quindi non ho nessun dubbio, nessuna cosa su questo lato qua. Successe tante cose, abbiamo in questa occasione vissuto mille esperienze e gettato una buonissima base di partenza, base che nei prossimi rally, nelle prossime cose, vedremo come andrà. Anzi, in realtà so già come andrà, già perché questo video lo sto registrando in realtà dopo la terza tappa. Io oggi registro tutte e tre le tappe del CRZ, quindi so benissimo come sono andate e posso dirvi che Giuseppe ha fatto veramente dei passi da gigante, ha preso un buon ritmo, una buona cosa e sono sicuro che questo pilota darà grandi, grandi, grandi soddisfazioni.
Saluto tutti quanti gli altri equipaggi con cui stiamo affrontando il CRZ, quindi tutti gli amici delle altre macchine, gli altri equipaggi, li saluto veramente di cuore. Saluto di cuore, veramente, e me lo sono segnato perché sennò non mi ricordo tutti quanti i nomi. Saluto di cuore per i Rally di Casarano, Francesco e il piccolo Mattia. Guardate che meraviglia di fan che mi seguono. Guardate in questa foto. Già, ciao Francesco, ciao Mattia, ci vediamo alla prossima gara. Saluto tutti, saluto l'organizzazione, ringrazio veramente tutti, saluto Samuele, saluto Luigi, saluto Danilo, saluto Frank, saluto tutti quanti, tutti gli altri concorrenti, saluto questo CRZ meraviglioso. Che dire ragazzi, il video non portiamolo tanto avanti, andiamo, devo registrarne ancora due, quindi che dire, buona giornata e buon rally a tutti quanti.